Oggi si svolge la cerimonia di intitolazione della sede dell'Associazione Marinai d'Italia alla memoria di Vito Retano. Siamo presso il complesso Corridoni qui a Mazara del Vallo, un complesso che si fa sempre più cultura, sempre più storia anche a Mazara. Indubbiamente, per intanto siamo nel complesso Filippo Corridoni, ma siamo anche nell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e oggi è un giorno particolarmente importante dal punto di vista storico, dal punto di vista simbolico, perché si lancia un bel segnale anche alle nuove generazioni. Viene intestata la sezione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia a un personaggio che ha in un certo senso colpito la sensibilità della nostra gente, perché giovane ragazzo, si può dire, ha perso la vita per difendere la propria patria, è caduto, e grazie a questa iniziativa di oggi è possibile anche ricordare non soltanto Vito Retano ma anche coloro che sono caduti insieme a Vito Retano. Devo dire, non è la prima volta che ci occupiamo di questa persona e di tanti altri che sono caduti insieme a lui. Grazie soprattutto all'iniziativa della stessa Associazione Marinai d'Italia abbiamo realizzato nella nostra città un monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, e in quel monumento abbiamo trascritto i nomi di tutti i caduti in quella grande guerra. Oggi è un momento un po' più lieto, perché comunque intestare la sezione a Vito Retano significa anche un momento di lietezza, un momento anche di ricordo del passato, e significa anche un bel segnale per il futuro. Accanto a noi anche il fratello di Vito Retano, il presidente dell'associazione, il signor Ignazio Retano, il fratello. Una bellissima giornata oggi in ricordo di una persona molto importante per lei e per tutta la città adesso. Ma sono seduto, mi sembra, il nostro sindaco, su tutti i punti di vista è stato sempre a disposizione mia, sempre ha fatto più del suo dovere. Ha con noi anche il presidente dell'associazione, Giovan Battista Dell'Arno. Oggi una giornata memorabile, appunto. Molto importante per noi, per farci ricordare a noi stessi, ai posteri, che ancora i valori esistono. E il giovane di allora, Vito Retano, che ha perso la vita per l'amor di patria, per difendere la nazione, noi dobbiamo prendere esempio, anche se per ora i valori sono un po' giù, però bisogna ricrederci e dare nuovamente concetto a questa cosa.